Chissà se il mondo delle rappresentazioni mentali dei giornalisti e dei tifosi è davvero così diverso da quello degli atleti delle squadre di calcio. Chissà se per chi gioca in prima linea il momento in cui viene diramato il calendario è davvero importante. Noi, per esempio, quel foglio di cellulosa stampato fresco lo abbiamo guardato come i cartomanti intenti nell'atto della divinazione. Fossero qui, accanto alla fotocopiatrice di Viale Regina Margherita, i protagonisti, ci direbbero che l'ordine delle tappe è irrilevante, credendoci fino in fondo, o sbircerebbero anche loro verso i riquadrini con le squadre scritte sopra, simulando il disinteresse più totale mentre invece immaginano il futuro. Non possiamo saperlo con certezza, appunto. Tuttavia, ecco quello che possiamo conoscere. Il torneo di eccellenza della Cireale comincia a Vittoria, in trasferta. Rispetto al gioco di associazioni che potrebbe nascere, nulla da dire. Piuttosto c'è già grande attesa sul web per l'esordio in casa, che arriverà il 14 settembre contro la Castelbuonese. Dal punto di vista di colui che crede nell'esistenza dei cosiddetti tour de force, il periodo che va dalla terza giornata di campionato all'ottava non può passare inosservato. Infatti, il 21 settembre i Granata affronteranno il Città di Messina in trasferta, per poi ricevere l'Igea Virtus, per poi viaggiare verso Siracusa, per poi ospitare la Sampio. Un ciclo di partite molto impegnative, considerando che il 19 ottobre riserverà agli ascesi una sfida scomoda in casa dello Scordia, una delle quattro società di eccellenza a non muoversi sull'erba. Mister Ricca ha impostato una squadra d'attacco, versata nel fraseggio e probabilmente poco adatta per battagliare sui ciottoli. A tal proposito, ecco, tra la decima e l'undicesima, due gite fuori porta consecutive a Mister Bianco e Rosolini, senza verde sullo sfondo. Un'omissione volontaria vi ha derubati dell'ottava giornata di campionato, inserita nella fase calda. Ebbene, il 26 ottobre al Tupparello si giocherà Acireale vs Paternò, un match sentito che i tifosi già aspettano. L'immensa avventura di quest'anno si chiuderà il 12 aprile a Taormina. Quest'ultimo turno potrebbe essere sconsigliato ai deboli di cuore, dato che nel frattempo si disputeranno sia Siracusa-Sampio che Messina-Paternò. La SD spera di essere immersa nell'agone della lotta per allora, in cerca della promozione. Un epilogo da teatro greco.